Prendendo spunto dal suo libro Dizionario delle cose perdute, le chiedo, rimpiange qualcosa delle sale in cui pioveva? Ah, sì, certamente, perché rimpiango anche quella che è una giovinezza che ormai è dietro le spalle, ma in maniera così leggera, sottile, non malinconica, non triste, anzi spesso ironica, perché è meglio ridere delle cose che non ci sono più che piangere sulle cose che non ci sono più. È possibile riuscire a narrare sul serio il passato di ognuno di noi? Ma sì, è una vita che non faccio altro, quindi direi che è abbastanza possibile. Perché poi soprattutto noi, il presente è velocissimo, il presente non esiste, scappa, il futuro non sa cosa sia, non ci resta che guardare dietro nel passato e vedere quello che è successo, quello che si è fatto. Lei ha scritto che i cantastorie di piazza non esistono più, ma lei viene da molti definito un cantastorie. Come si definirebbe allora lei? Ma è difficile dirlo. In francese è una parola molto bella che è chansonnier, ma noi siamo italiani e non possiamo usarla. Cantastorie no, assolutamente. È una cosa giornalistica molto che fa effetto, ma il cantastorie era tutta un'altra cosa, insomma. La sua capacità di narrare storie intere ed emozioni intense è ormai cosa da pochi. Pensa che ci siano ancora cantautori di valore in questo momento? Ma forse ci sono. È il fatto che non esiste più l'industria discografica. Non si vendono più dischi perché tutti li copiano da internet, da queste cose. E quindi l'industria discografica sta declinando, anzi è declinata, è quasi scomparsa. E quindi se ci sono forze nuove sicuramente non si ha più né il tempo né neanche diciamo i soldi per provare, per farli andare avanti. Ci sono alcune trasmissioni in cui vengono scelti o meno, ma non so quanto durano, quanto possono durare questi personaggi. E quindi succederà qualche cosa, ma è un momento molto buio questo. E non si sa quello che accadrà, insomma. Le case discografiche, come c'era una volta, tante ce n'erano, pochissime sono rimaste e anche le poche stanno finendo e non si sa quello che succederà, insomma. Verso parte, poi io sono alla fine di questo mio percorso, quindi se Dio vuole non c'entra più questo molto. Verso cosa corre la locomotiva in questi tempi di TAV? Che domanda. La locomotiva è una corsa di fine 800, inizio 900, quindi è passato troppo tempo. Adesso corrono altre cose e sono cose spesso inquietanti che non so bene e non so fino a che punto vogliano correre o debbano correre o vadano a correre da qualche parte. Grazie. Grazie a voi.